Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare un vasetto fiorato profumo ambienti. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale, come vedete in video, per non perdervi tutte le novità. Ci serviranno un vasetto dal diametro di 9 cm, una sfera di polistirolo dal diametro di 10 cm, 11 roselline che potete realizzare seguendo il video in descrizione e degli spilli con la capocchia con la perlina. Per prima cosa prendiamo il vasetto e al suo interno andiamo a mettere la sfera di polistirolo. Dopodiché andiamo a prendere ciascuna rosellina e la fissiamo al polistirolo inserendo lo spillo con la capocchia con la perlina, che è sicuramente decorativa. Procediamo così con tutte e 11 le roselline fino a ricoprire interamente la sfera di polistirolo. Per completare io vado ad aggiungere qualche spillo qua e là, così come state vedendo nelle foto del video. Questo è il risultato, vedete come si presenta compatto, io lo trovo davvero molto carino. E ora vediamo come trasformarlo in un profumo ambienti. Dobbiamo prendere un olio essenziale, io ho scelto quello alla lavanda, che mi piace tantissimo, poi una nota floreale si adatta perfettamente all'oggetto, a questo vasetto fiorato, e vado ad aggiungere circa 30 gocce in mezza boccettina d'acqua. Io sto utilizzando il vaporizzatore, vado quindi ad aggiungere le gocce, agito e poi lo spruzzo su tutti i fiori. Il filato andrà ad assorbire l'acqua profumata e quindi va a sprigionare questo profumo in tutto l'ambiente, e vi garantisco che si sente anche tanto, è un bellissimo profumo, e se dovesse diminuire basterà spruzzare un altro po' di quest'acqua sui fiori e quindi ritornerà un bellissimo profumo di lavanda. Ricordatevi però di agitare la boccettina prima di spruzzare. Io spero che questo video vi sia utile, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!